Ben ritrovati con una nuova edizione del videogiornale di Lecce News 24, che apriamo subito con una notizia di cronaca. Rapina questa notte nella sede dell'SGM di Lecce. In tre armati incappucciati infatti avrebbero fatto irruzione nella sede della società partecipata sulla strada provinciale che collega Lecce con Vernole. Avrebbero immobilizzato il custode e sarebbero fuggiti con il bottino. Il tutto sarebbe avvenuto intorno all'1:30 di questa notte. I tre si sarebbero presentati davanti alla sede della società di proprietà del comune con l'intento di mettere a segno il colpo. Sulla loro strada però si sono trovati il custode, 59enne, ma i malviventi non si sono persi d'animo. Hanno immobilizzato l'uomo legandolo ad una sedia per poi penetrare all'interno. Hanno rotto il lucchetto di un armadietto metallico arruffando tutto quello che potevano. Alla fine i tre si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura con il bottino pari a circa 2.300 euro. Sulle loro tracce ora vi sono i carabinieri della compagnia di Lecce, per il custode invece solo un bello spavento. Facciamo pagare il servizio ambulanze a chi si ubriaca, si tratta ogni giorno di mezzi sottratti a chi veramente ne ha bisogno. Sono queste le parole del direttore del 118 di Lecce, il dottor Maurizio Scardia, intervistato ai microfoni di Lecce News 24. Sono perfettamente in sintonia con le valutazioni del direttore generale dell'ASL, Giovanni Gorgoni, afferma: ogni giorno troppi giovani si ubriacano e chiamano il 118, distogliendo gli uomini e i mezzi del soccorso alle situazioni, alle patologie ben più gravi. Inutile dire che la maggior parte dei soccorsi si effettua sul versante ionico del Salento. A me non sembra affatto giusto che questo servizio rientri nel Servizio Sanitario Internazionale, che osa il dottor Scardia. Se questi signori pagassero l'intervento dei mezzi e degli uomini, forse ci penserebbero due volte, anche per non pesare ulteriormente sulle loro famiglie. Invece ancora nulla, è tutto gratis. Ci spiace, perché noi potremmo utilizzare quei soldi per comprare altri mezzi, formare altri uomini ed essere sempre più presenti laddove c'è veramente bisogno, conclude il direttore del 118 leccese. Intanto il bollettino dei soccorsi per intossicazione etilica aumenta. Questa notte, tanto per cambiare, ci sono stati altri 10 interventi, di cui 7 sulla città di Gallipoli. E infine concludiamo come sempre con lo sport. Nonostante la tegola caduta su Lecce dopo le richieste del procuratore federale Stefano Palazzi di infliggere a Lecce 3 punti di penalizzazione in merito alla partita Lecce-Lazio dello scorso maggio 2011, non si ferma l'entusiasmo per i supporter giallorossi. Anzi, nella giornata di ieri si è conclusa la prima fase della vendita degli abbonamenti e il traguardo raggiunto, tenendo conto che i giallorossi provengono da 3 fallimenti consecutivi che hanno minato le speranze dei supporter, si può definire straordinaria. Sono state quasi 5.500 infatti le tessere sottoscritte. Intanto prosegue la preparazione degli uomini di Asta, che ieri sono stati impegnati in una doppia seduta. Al mattino, dopo un lavoro atletico in palestra, i calciatori sono trasferiti sul terreno di gioco, dove hanno dato vita a una serie di esercitazioni, mentre nel pomeriggio spazio alla tattica con partitella finale. Oggi in programma, a Via del Mare, un amichevole contro il Mesagne. Tutto anche per oggi, grazie dalla redazione di Lecce News 24, vi ricordo che i notizie e aggiornamenti sono sempre disponibili sul nostro sito, arrivederci e buon Ferragosto.